una fase positiva quello del pugile cagliaritano residente a Tarquinia. Segno con il corto sinistro Rei Resio Pla, entrambi a vuoto, due volte col sinistro è andato a far falle Pod, ancora per fortuna non ne approfitta il cubano, adesso a segno prima col sinistro poi col destro Pla, invitato nuovamente Pod a non girarsi, l'arbitro Brandino osserva il gonfiore allo zigomo sinistro del pugile azzurro, non credo possano esserci grossi problemi. Vuole il passo indietro l'arbitro, giustamente da parte del cubano. Sui guantoni del rivale i colpi di Podda. Con il sinistro anticipato il rivale Podda, io questo round lo assegno all'azzurro. Sentiamo Damiani. Sto fermo. Dai su. Respira. Bravo, bravo, Pasco, mettilo a sedere, la sedia, le gambe, cosa c'è? Ti fa non sono legato. Cosa vuol dire ce le stai legate? Metti seduto. Dai, va là. Ascolta, stai su. Stai allora. Dritto. Allora ascolta, sei in ombra, capito? Non vedi l'ora di finire il match. Allora, vuoi finire il match? Finiscilo ai punti, capito? Copriti, stagli attaccato. Non puoi stare col collo alto quando lui arriva. Luca, lo puoi finire ai punti, ci credi? Finisci il match ai punti. Buoni secondi, second round. È la terza e ultima ripresa. Quando sta per cominciare l'ultimo round, dunque tre minuti ancora, davvero è il caso di dirlo, di battaglia. Avete sentito i consigli, anche i rimproveri magari dell'angolo azzurro a Luca Podda. Vuoi finire il match ai punti, ce la puoi fare, certo che deve combattere con intelligenza il 21enne cagliaritano contro un avversario più giovane ma davvero fortissimo. Ora Rei Resio Pla, il cubano sembra voler nuovamente cercare il colpo risolutivo, il KO. Ricordo è stato contato Podda nel primo round, poi nella seconda ripresa c'è stata una buona replica da parte dell'azzurro, però non deve scoprirsi, ancora si incrocia di destra, il più efficace è quello del cubano. Vedete, apre la guardia Podda e questo è molto pericoloso. A volte sembra non voler accelerare più di tanto Rei Resio Pla, ma aspettare magari l'apertura della guardia opportuna per piazzare un colpo importante. Intanto avete visto è stato inseguito da Podda che ha piazzato un buon sinistro anche se da lontano. Col sinistro Podda, col destro corto più pesante il colpo del cubano. A volte dà l'impressione di essere un po' stanco Resio Pla. Qualche fischio da parte degli spettatori del Palalido, ovviamente al cubano. Tocca ancora Resio Pla, assegno anche Podda. Ora i due nuovamente si affrontano a viso aperto e il testo nuovamente terribile da parte di Resio Pla, l'ha subito e anche accusato Podda. Qui c'è una scorrettezza da parte di Pla, per fortuna il colpo non è arrivato preciso. Ora si scompone Podda nel tentativo di colpire il rivale, gli fa segno di stare attento con la testa l'arbitro.
mezzo minuto al termine dell'incontro, con i secondi probabilmente decisivi, anche se in questo terzo round nuovamente si è fatto sentire Recio Pla. Ancora il destro del cubano. A vuoto entrambi col destro, si chiude la sfida. Io credo che questo terzo round vada assegnato al cubano, a Recio Pla, che dunque sul mio cartellino chiude in vantaggio. Comunque buona la prestazione di Podda, che però ha subito soprattutto il gancio destro del rivale. Vediamo cosa decidono i tre giudici. C'è stata battaglia a tratti anche a viso aperto, purtroppo ne ha fatte le spese Podda, che è stato contato nel primo round. Bel pugile questo Recio Pla, anche se un po' discontinuo, qualche pausa per lui, bisogna vedere se dovuta alla fatica oppure se era una tattica per aspettare la guardia scoperta del nostro azzurro. Comunque vi ricordo Recio Pla, soli 18 anni, e ci sono a Cuba almeno altri due o tre pesi medi pronti a sostituirlo, beati loro. Attenzione, siamo al verdetto ufficiale. Allora, attenzione ai punti, vince Recio Pla. Giustamente, a mio avviso, merita il verdetto. Dunque, tredicesima sconfitta per Luca Podda, che comunque ha disputato un buon match, certamente ottima esperienza in vista di confronti sempre più importanti, soprattutto dei mondiali di Milano. Noi ci fermiamo per...